Ora, affrontiamo un sottogruppo del tema dell'ambiente e salute che è legato al rapporto fra ambiente ed alimenti, un rapporto che pone, a nostro avviso, almeno tre tipi di problemi. Il primo è istituzionale, e cioè che essendo diversi gli enti competenti in questa materia è quasi naturale che questi enti svolgano, pianifichino e anche rendicontino queste attività in maniera autonoma e indipendente, con una totale mancanza di coordinamento. Coordinamento che in realtà tende a comparire almeno nelle situazioni di emergenza, di cui magari poi vedremo qualche caso. Poi pone un problema legislativo, che è dovuto al fatto che i tenori massimi degli alimenti, ma anche le concentrazioni soglie di contaminazione, i limiti nelle matrici ambientali, sono spesso, nella maggior parte dei casi, frutto di compromesso. Per esempio, i tenori massimi degli alimenti derivano da un approccio all'ARA, as low as reasonably achievable, il più basso ragionevolmente ottenibile. Ora, la parola ragionevole è chiaramente legata solo alle buone pratiche di fabbricazione, non tiene in nessun conto il fatto che i contaminanti che esso stesso regola possano o meno essere presenti nei luoghi di produzione delle derrate alimentari. Però questo approccio ha già mostrato tutti i suoi limiti, per esempio nella protezione dell'esposizione dei soggetti deboli, come per esempio per i neonati. È stato comunque recentemente necessario introdurre delle misure supplementari per garantire che le materie prime utilizzate avessero dei requisiti più stringenti di quelli normalmente in uso per il largo consumo. E poi ovviamente c'è un problema scientifico, cioè mentre è ormai assodato che l'esposizione ad alcune sostanze, soprattutto quelle bioaccumulabili e persistenti, anche a quantità minime, può avere effetti negativi sulla salute umana, ci sono ancora alcuni aspetti non chiari, non mi dilungo, per esempio, sempre rimanendo sull'età neonatale, nessuno può dire quali siano le conseguenze in vita adulta a un'esposizione a questi tipi di inquinanti durante l'età prenatale, sia attraverso l'allattamento che la somministrazione di cibi, quindi sono tutti temi aperti. Ecco, questo è un esempio che mi permette di illustrare tutte queste tre problematiche. In realtà, in questo caso, questo è il risultato del monitoraggio dei suoli adibiti a pascolo nell'intorno dell'area industriale di Taranto. Questo forse è il caso in cui il problema istituzionale forse è quello che ha funzionato meglio, quell'aspetto, perché dovendo agire in tempi rapidi, questa è la strategia, e gli stessi punti di campionamento sono stati decisi in maniera condivisa con i vari enti, quindi con la ASL, FRARPA, lo zoo profilattico e anche l'università in questo caso. L'ubicazione stessa dei singoli punti di prelievo è stata frutto di un'azione congiunta in cui materialmente un tecnico dell'ARPA e un tecnico della ASL insieme hanno effettuato questi prelievi, avendo noi di ARPA la competenza per queste matrici ambientali, la ASL invece la contezza dell'uso di quei suoli come pascolo o come altre attività agricole. E tuttavia qui è comparso subito un problema per noi legislativo, e cioè che in Italia non esiste un limite specifico per i suoli, per la presenza delle diossine nei suoli adibiti a pascolo. Come ripiego, e sottolineo solo come ripiego, abbiamo preso il limite più restrittivo presente nella legislazione italiana, che è pari a 10 ppt, 10 parti per trilione, e abbiamo dovuto constatare che se avessimo dovuto valutare i dati solo sulla base di questa tabella, di questa soglia, avremmo dovuto in realtà concludere che non sussisteva nessun problema, perché su questa quantità di dati, che sono circa 40, solo due, che sono i cerchi che vedete in dimensioni maggiori, solo due di questi in realtà superavano questa soglia. E tuttavia abbiamo dovuto fare altre considerazioni che ci hanno portato a concludere che intanto è chiaro che c'è un gradiente per cui più ci si allontana dall'area industriale, e la buona notizia è che a 10 km già questi valori rientrano in quella che può essere non un valore di fondo, ma almeno un valore tipico per una zona non impattata, e quindi questa è una buona notizia. Comunque eravamo in presenza di questo gradiente, per cui valutando che il limite per i suoli residenziali e verde pubblico può essere adeguato a tutelare la salute umana del cittadino adulto, sottolineo adulto perché ovviamente ha già un'esposizione di un bambino, sia in relazione al suo peso corporeo che alle abitudini di interazione col suolo, meriterebbero un approfondimento maggiore. Però l'esposizione invece di un animale al pascolo necessita la considerazione di altri aspetti che sono dovuti, per esempio, al fatto che un animale può ingerire durante il pascolo una quantità di suolo stimabile intorno al 10%, che però può aumentare anche in climi più rigidi,
più aridi, scusate, può aumentare in climi più aridi e quindi aumentare l'esposizione rispetto a questo limite di legge. Per cui il risultato, l'output di questa attività, pur essendo in presenza di non superamenti dei limiti di legge, è stato comunque una ordinanza che è fatto tuttora in vigore della giunta regionale, che inibisce il pascolo entro nelle zone incolte entro 20 km dall'area industriale. Nella fattispecie, in realtà, nei paesi in cui questo problema è stato affrontato nello specifico, cioè quali siano i livelli tollerabili di diossine nei suoli agricoli, vedete che rispetto ai nostri limiti, che sono 10 per i suoli residenziali e 100 per quelli industriali, in altri paesi dove questo è stato affrontato i limiti sono stati posti in maniera in maniera più restrittiva. Questo per quanto riguarda il rapporto fra qualità del suolo e qualità degli alimenti. Veniamo invece a un caso del rapporto fra la qualità dell'aria e la qualità degli alimenti. Questo è un caso, indipendentemente da quale impianto questo sia, serve illustrare questa situazione con la quale si può essere confrontati, e cioè passare da una situazione in cui, e sono i dati sulla sinistra, siamo in assenza di limite di emissione, o peggio, in presenza di un limite che è tecnicamente insuperabile nemmeno nelle peggiori condizioni di esercizio, a una situazione in cui, con un intervento legislativo deciso, si riesce a portare questi limiti emissivi, almeno in concentrazione, verso valori più bassi. Ora, questo ha una chiara conseguenza positiva anche sulla qualità dell'aria. Questi sono gli stessi valori per gli stessi inquinanti, misurati però ad altezza d'uomo. Quelli erano i valori ad altezza all'uscita del camino. Ad altezza d'uomo, da una tipica centralina di qualità dell'aria, si è avuto una concomitante riduzione della presenza di questi inquinanti nel tempo, che è costante, che è coerente. Ora la domanda è: ma questa riduzione si riflette anche nella qualità degli alimenti che sono prodotti nella zona? Ora, per loro stessa definizione, queste polveri campionate, misurate dalle centraline di qualità dell'aria, sono polveri sospese che possono quindi anche non essere mai depositate al suolo, se non a causa dei fenomeni atmosferici, quindi precipitazioni e piogge, e quindi possono essere solo un indicatore del successo dell'operazione di riduzione delle emissioni in atmosfera, ma non sono direttamente legate alla qualità degli alimenti prodotti, certamente non legati agli animali al pascolo. Relegati invece alla qualità dei suoli destinati al pascolo è invece un dato del cui ha parlato il collega Settimo prima, quindi non mi dilungherò, che è quello delle deposizioni atmosferiche totali. Ecco, questo è uno schema tipico del flusso degli inquinanti nella produzione di alimenti in aziende zootecniche e di produzione di vegetali. La linea tratteggiata è il confine dell'azienda alimentare. Quindi vediamo quali siano le strade con cui questi inquinanti possono giungere alla produzione, quindi attraverso i mangimi, fertilizzanti, acque destinate all'irrigazione, pesticidi, fertilizzanti, ma anche deposizioni atmosferiche. Ho evidenziato in rosso il percorso tipico di questi inquinanti, quindi con un modello a catena. Questo è in realtà un modello recente, uno dei tanti disponibili in letteratura, per cui con un modello a catena, quindi studiando il passaggio dalla deposizione atmosferica al suolo, dal suolo agli animali e dagli animali alla produzione dei cibi primari, si può risalire a dei valori guida che sono stati proposti e che possono essere usati come riferimento. Ecco, concludo con questi dati, che sono dati di deposizione atmosferica, e poi passo la parola al collega Scortichini, che sono i dati delle deposizioni atmosferiche di diossine e PCB di diossina simili misurati nello stesso periodo per il quale ho mostrato prima la riduzione delle emissioni in atmosfera e della presenza di diossine nel PM10. Come vedete, una concomitante riduzione nello stesso periodo non si è avuta, ma questo è dovuto a, secondo noi, principalmente a due motivi. Primo, perché la riduzione comunque era registrata sulle emissioni convogliate, che non sono l'unico tipo di emissioni coinvolte in queste situazioni, ma ci sono anche emissioni diffuse e fuggitive che sono più difficilmente misurabili e stimabili, ma che danno ovviamente il loro contributo. E la deposizione atmosferica in realtà raccoglie queste particelle più grossolane che viaggiano su meno distanza nell'ambiente e che ricadono sulle superfici circostanti. Il secondo motivo è che
gran parte di questi valori sono dovuti alla resospensione. Per cui qui si introduce quindi il tema della bonifica, quindi anche avendo ridotto le emissioni convogliate delle sorgenti censite, finché non ci sarà un intervento di pulizia, di bonifica, di rimozione dall'ambiente di queste sostanze, probabilmente questi valori continueranno ad essere presenti e avranno il loro impatto sulla catena alimentare. E cedo quindi la parola al collega Scortichini.